Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, bentornati in un nuovo video e come sempre benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi siamo pronti per un nuovo video super motivazionale dove insieme andremo a fare un po' di cose e poi vi svelerò un piccolo trucchetto per chi già non lo conoscesse che utilizzo per far venire le castagne belle morbide, ma soprattutto per farle venire belle aperte e senza far restare tutta quella pellicina vicino quando le andiamo a sbruciare. Ed ora siamo pronti per cominciare questa giornatina super motivazionale. That we chose. It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little more. Just a little time for you and I. So stay. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come avete visto, benvenuto soprattutto a chi è nuovo. Come state vedendo, stiamo cercando di montare le mensole. Queste qua le ho prese su Amazon perché le voglio mettere in questo spazio qui. E poi voglio andarci a mettere qualche tazzina, insomma, qualche decorazione. Così, vogliamo un po'. Mio marito Giuseppe le sta montando perché i ferretti sono un po' duri, non sono riuscita ad inserirli. E poi ci delizierà con la sua bucatura nel muro. Almeno lo metto un pochino al lavoro, fa qualcosa, almeno passa pure lui un po' di tempo. Perché almeno facciamo un po' tutti quanti qualcosa. Li sono andati a ritirare in posta. Fortunatamente subito ho fatto perché ho preso la prenotazione. Vado a preparare anche il pranzo. Poi oggi voglio fare un dolcino, voglio fare un po' di muffin. Vediamo un pochino. E quindi mentre lui finisce di montare qui le mensoline, io mi preparo un attimo il pranzetto e non so cosa cucinare. Poi vediamo un pochino gli ingredienti che ho e mi invento qualcosa al momento. So as hope is that we stay close. But is the life that we chose? It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little more. Just a little time. Ora ragazzi vado a prepararmi per il pranzo. Oggi andrò a fare del riso avanzato cotto a mo' di pizza, però nel frattempo vado a prepararmi anche gli asparagi al vapore per la cena e vado a togliergli il gambo, la parte insomma più dura, e poi li vado a sciacquare e li metto nella padella con questa grattugia sopra che però io utilizzo per le cose che sono poche, perché altrimenti poi ho il pentolone grande proprio per la cottura a vapore. Però questa grattugia che è uscita sempre all'interno della batteria di pentole la utilizzo per andarci a fare delle piccole cose al vapore. Chiudo con il coperchio e lascio andare i miei asparagi. E poi l'acqua, ragazzi, non la vado a buttare, ma la vado ad utilizzare magari il giorno dopo per andarci a cuocere la pasta. Vado anche a sbucciarmi le melanzane perché me le anticipo per la cena. Andremo a fare degli involtini di melanzane e le vado prima a friggere, quindi
Sapete che quando c'è la frittura c'è sempre qualcosa di saporitissimo e come sempre buonissimo. E poi vado a prepararmi il riso. Vado semplicemente a mettere una noce di burro in padella, lo faccio sciogliere, vado a passarlo anche nei bordi, vado a metterci il riso all'interno della padella e poi sopra vado a metterci un po' di formaggio, se avete magari sottiletta, galbanino, mozzarella. Io in questo caso ho usato il panetto, quello là, per fare la pizza. Vado a chiudere con il coperchio, però quando il tutto è pronto, e così si scioglie e abbiamo anche questa mozzarella filante sopra. Un ottimo pranzo riciclato, ma comunque saporito. Frustration, it's hard to care about you. Le melanzane sono pronte, le ho posate in forno in modo tale che sgocciolano bene bene l'olio e poi stasera le andrò a farcire. Mo vediamo, c'è un po' di porchetta, un po' di salame. Con la mozzarella vado ad utilizzare quella là per la pizza in modo tale che è bella asciutta, quindi non sgocciola fuori. Quindi stasera le andiamo a terminare, mi sono anticipata qualcosina. Però adesso volevo farvi vedere come vado a tagliare le castagne e come faccio per farle venire morbide e poi che riescono tutte quante a sbucciarsi. Allora, adesso gli vado a fare un taglio praticamente centralmente alla castagna in modo verticale, anzi no, scusate, in modo orizzontale, così. Allora, questa per esempio è la castagna in modo orizzontale, eccolo qua il taglietto, spero che si vede, sì. E poi ragazzi li vado a mettere in ammollo in acqua. Più tempo stanno in acqua e meglio è. Potete aggiungere sia acqua e sale, ma io faccio semplicemente acqua normalissima, insomma fredda, tiepida, basta che non è bollente, non serve, quindi acqua fredda va benissimo. E poi stasera le vado a sgocciolare, vado a togliergli l'acqua e le andiamo a cuocere direttamente in padella. Poi stasera comunque vi faccio vedere come le vado a cucinare. Quindi ora le andiamo a tagliare e poi dopo le andiamo a mettere in ammollo per 5 ore, circa un 5 ore fino a stasera che le andrò a cuocere. Sinking down low, the further we go, the better.
Magari parecchi di voi già conoscono questo trucchetto per far venire le padelle e le pentole belle lucide, però magari per chi non lo conoscesse ve lo svelo. Vi faccio vedere come vado a pulire le mie padelle e vado semplicemente a mettere un pochino di aceto e un po' di detersivo all'interno. Vado a strofinare con la spugnetta per i piatti e poi vado a sciacquare e vedrete che le vostre padelle, le vostre pentole vengono sempre sempre lucidissime, come se fossero sempre nuove. Speriamo. Staccato che. Staccato non. Mentre Christian studia, Jacopo fa casino, eh? Mamma Benia molla. La molla? E valla a dire a papi. Lo no. Sa papi dove sta la molla, vai. No. Vincenzo oggi ha terminato prima di fare i compiti. Perché c'è... È successo... perché vabbè, si è anticipato qualcosa in settimana. Dai, Christian, inizia. Che dove scrivere? Allora, comincia a scrivere il mio amico e poi scegliamo il nome. No, scriviamo un nome questo. Allora, inizia, Christian, il mio amico... comunque vabbè, si è anticipato qualcosa. In lettera grande ho detto, è inizio frase. Stavo dicendo, Vincenzo si è già anticipato qualcosa, quindi oggi ha fatto veloce veloce. Vi faccio vedere anche le mensole alla fine come le ha sistemate Giuseppe. Le abbiamo messe due da una parte e una dall'altra. Comunque finisco prima di far vedere i compiti a Christian e poi dopo vi faccio vedere le mensole. Muoviti. Ciao. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Ed ora siamo pronti per andare a preparare la cena. Allora, come vi dicevo, andremo a fare dopo gli involtini di melanzane, però prima vado a preparare i funghi. Sapete che ultimamente ne approfitto di questo periodo dove si trovano tanti tipi di funghi, vado a fare i funghi portobello e vado a riempirli all'interno con mozzarella, melanzane fritte, un po' di porchetta e sopra altra mozzarella. Li passo un po' in forno, li vado a cuocere a 180-190 gradi per almeno un 25-30 minuti. Io utilizzo sempre il forno ventilato perché capita che cuocio anche due cose assieme, come per esempio in questo caso andrò a cuocere anche andrò a passare un pochino in forno gli involtini di melanzane, però mi trovo bene con il forno sempre in modalità ventilato, ma se non ce l'avete va bene ugualmente, assolutamente non cambia nulla. Here he goes, here he goes, here he goes. Oh.
ed ora andiamo a preparare gli involtini di melanzane. Io come mozzarella ho utilizzato come prima quella là per la pizza perché è molto più asciutta, invece la mozzarella classica caccia molto acqua, molto latte e ve la sconsiglio, meglio una cosa bella asciutta. Va benissimo anche una fettina di galbanino, la sottiletta no perché altrimenti si scioglie troppo, però secondo me questa qua per la pizza è ideale. Semplicemente prendo una fetta di melanzana che abbiamo fritto in precedenza, io le ho fritte dopo pranzo in modo tale che tutto il giorno hanno potuto cacciare tutto l'olio, e poi vado a metterci sopra una fettina di mozzarella, una fettina di affettato. Io in questo caso sono andata ad utilizzare sia la porchetta e sia il salame perché poi avevo finito la porchetta, quindi sono andata di salame, però ci sta benissimo anche il prosciutto cotto o anche la mortadella. Arrotolo e poi dopo sopra andrò a mettere un pochino di passata di pomodoro cruda, un po' di olio, un pochino di sale e faccio andare in forno il tempo che si cuoce un po' questa passata di pomodoro. E stessa cosa come per i funghi, li passo a 180-190 gradi, forno ventilato, per un quarto d'ora, 20 minuti va bene, non di più, perché tanto gli involtini sono cotti, dobbiamo dare solamente il tempo di cuocersi il pomodoro e di far sciogliere la mozzarella che abbiamo messo all'interno. Ragazzi, abbiamo infornato per ora i funghi e gli involtini di melanzane. Voglio far vedere, allora, questa qua è la prima mensolina ed è la più piccolina. Abbiamo deciso proprio di metterla qui sulla macchina del caffè, in modo tale che ci abbiamo appoggiato lo zucchero, i cucchiaini e poi ho messo qui due tazzine. E poi da quest'altra parte abbiamo messo sopra le tre tazze che ho presi al Lidl, quelle là in vetro. Poi ho messo una tazzina con queste caramelline candy e un alberello di Natale, questa qua è la più grande. E poi c'è la media che abbiamo messo qua con la teiera, questa tazza qui che ho presi da Maison du Monde e un altro alberello un pochino stortarello. E quindi queste qua sono le mensole che abbiamo messo vicino alla parete, qua vicino alla cucina. E poi sotto ci sta il porta strofinacce che l'abbiamo abbassato un po', però io ci ho messo appunto la presina con il guantone e poi di qua c'è il porta strofinacci. Adesso nel frattempo che si cuociono le cosine in forno vado a prepararmi i muffin, quindi il dolcino per dopo, e vado a mettere in cottura le castagne che ora vi faccio vedere come sono diventate. Stando in ammollo in acqua da oggi si sono anche leggermente un pochino aperte perché proprio l'acqua va a penetrare all'interno ed è per questo che risulteranno belle morbide. Poi ragazzi, mi raccomando, quando le provate fatemi sapere se qualcuno non conosceva già questa tecnica, e vengono davvero buonissime, morbide e si toglie tutta la pelle. Eccole qua ragazzi, guardate i taglietti che abbiamo fatto, come si stanno, vedete? Si sono aperte un pochino perché comunque l'acqua è andata all'interno, vedete? Si aprono con molta facilità e proprio l'acqua va a morbidire la pellicina all'interno. Così che quando le andiamo a cuocere, vi ripeto, si aprono facilmente. Ora passiamo alla cottura, ci servirà una padella e il fuoco. Io lo metto qua nel fuoco piccolino perché devono comunque cuocersi lentamente. Metto un po' di sale grosso per insaporirle. E poi all'interno il sale non ci va mai. Ok.
Ora vado a scolare le castagne e poi dopo le andiamo a mettere all'interno della padella. Guardate questa come si è aperta. Guardate per esempio questa qua come si è aperta stando in acqua. Ora, come tempo, ma diciamo una mezz'oretta, 20 minuti, poi comunque fate, guardate pure quest'altra qua come si è aperta per bene. Fate sempre la prova assaggio. Ed ora coperchio, che dove sta? Nella lavastoviglie. Sì, è questo qua, ok. No, sì. Mettiamo sopra e lasciamo cuocere. Andiamo a preparare anche dei muffin. Andrò a fare sia dei muffin sia delle ciambelline, visto che l'impasto era un bel po'. Saranno dei muffin semplicissimi con all'interno gocce di cioccolato e anche un pochino di mascarpone ho messo nell'impasto. Sono venuti veramente buoni. E poi sopra giusto 4 muffin li ho voluti decorare in modalità natalizia, visto che siamo a dicembre, siamo quasi nel periodo natalizio, insomma siamo quasi arrivati a Natale, abbiamo sempre giorni in meno che ci separano da questa bellissima giornata, anche se quest'anno vabbè non sarà come tutti gli altri anni passati, però cercheremo comunque di trarne sempre il lato positivo. E quindi ragazzi, sono venuti veramente buoni, li abbiamo decorati in appunto modalità natalizia e i bambini sono rimasti veramente super contentissimi quando li hanno visti. Però devo dire che hanno mangiato prima tutti i semplici e per ultimi si sono lasciati quelli là con queste decorazioni che presi a Lidl, sono decorazioni di zucchero con la faccina di Babbo Natale, gli alberelli, insomma veramente molto carine. I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better. Whenever you're around, whenever you're around, yeah, yeah, whenever you're around, whenever you're around. Io voglio di pasta, 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 pane, pane, pane. Guardate qui, aspetta, ah, però sono leggermente bollenti, guardate, si sbucciano facilmente. Ah. L'importante è che lo ascoltano. Oh, è bollente. Troppo guardate bollente. Qui. Mamma, è bollente. E comunque sono morbidissime. Morbide, però non buttare niente a terra, però grazie. Buone, buone, buone sono. Si sbucciano, cioè, lui leva una buccia, si leva pure un'altra parte. Hai visto? Si levano, si sbucciano bene. Vedi? Ma metti la tovaglia, su. Qui ci abbiamo gli involtini pronti, funghi pronti. Ed ora in forno si stanno cuocendo. Oddio, le ciambelle sono proprio stralievitate. Comunque stanno cuocendo i dolcini.
much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clear. Sui muffin semplici ho messo zucchero a velo e anche sulle ciambelline, e infine li sono andata a posizionare tutti su questa alzatina. E guardate come sono venuti carini questi qui decorati. Come glassa, ragazzi, io ho utilizzato la Fluffy, se non erro, che presi allo Spazzacrisi a Salerno. Praticamente è una crema di marshmallow sciolti, diciamo così, molto dolce. Però se non vi piace, magari potete utilizzare anche della semplicissima panna montata, va benissimo ugualmente. E i bambini sono già all'assaggio di questi muffin veramente super buonissimi, e spero di avervi dato alcune idee per queste giornate che verranno, per qualche dolcino magari di Natale, per qualche contorno, qualche magari anche antipasto, perché gli involtini magari uno per uno vicino a una fettina di prosciutto, due olivette, vanno benissimo anche come antipasto di Natale. E niente ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine del video, faccio alcune pulizie, ero veramente stanchissima, perché poi oltre a queste cose che vi ho fatto vedere in video ci sono state altre pulizie, c'è stata la dad, ci sono stati i compiti, quindi veramente sono delle giornate super super ricche. Però cerchiamo sempre di affrontare il tutto con il sorriso, il tutto in modo positivo, anche se a volte ci sta un po' di scoraggiamento, oddio, però ecco, si va avanti soprattutto per i bambini e soprattutto pensando a questo lato positivo, che prima o poi tutto finirà, speriamo. Non lo vuoi il latte? Perché? L'acqua? Aspetta. Il salone è messo veramente sotto, sotto sopra, ma oggi veramente... Ciao amore, lui vuole salutare, saluta mamma. Basta, sono veramente stanchissima, domani se ne parla, chi vuole dare bacio a me? Tutto zuccheroso. Sto mangiando il dolcino, è vero, perché si è svegliato ora. Se ne ha mangiati già due. Comunque, ora sono veramente super stanchissima. Se ne parla domani a continuare di pulire. E quindi passo l'aspirapolvere e poi è terminata questa giornata. Ed ora ragazzi, ho veramente terminato la mia giornata. Spero nel mio piccolo, in questi 30 minuti neanche, di avervi dato la giusta motivazione, la giusta energia, positività per affrontare le vostre giornate che verranno. Io vi mando un bacione super grandissimo, ci vediamo sabato con un nuovo video, quindi mi raccomando, se siete nuovi non dimenticate di iscrivervi. Grazie a tutti e grazie sempre per il supporto. Ciao! Let's see what you can do. You think you're so damn smooth.